E Nana, soprattutto le tue pazienti. Non so come tu faccia, ma restano incinte a decine. Se per loro è rassicurante che io abbia figli, io ho figli. Quindi tu non hai figli? No. E il nuovo ecografo? Ti siedi e lo proviamo? No. Va bene. La fai tu a me? Resta lì un momento. Mi restano 5 o 6 cicli. Cioè hai 6 mesi per rimanere incinta. Non immaginavo che la mia scadenza fosse così vicina. Almeno qui siamo circondate da sperma. Perché non ne scegli uno? Non ho mai pensato di avere un figlio da sola. Potrei trovare un padre. Un padre simpatico, un padre bello. Un psicoterapista. Nana. Praticamente è scappato, direi. Quando vuoi avere dei figli? E io... Ma non ci si bacia un po' di più prima di parlare di figli? Una domanda abbastanza impegnativa per un primo appuntamento. È la fine. C'è una sola scelta alla fine, senza dubbio. Soran è dolce, intelligente. Sì, sì. Ed è pazzo di te. Forse hanno rubato del seme. Le ho contate 4 volte, ci ho messo 1 secolo, quindi non c'è dubbio. Qualcuno sarà radiato dall'ordine dei medici qui, e non sarò certo io! Ciao mamma. Amore, ti sento stressata. No, no, no. Sicura? Non sei stressata? Non sono stressata, povero bambino. Una cazzo di madre del genere. Vuoi sbrigarti? Però, che colpo, eh? Ci sarà qualche ragione per cui ci siamo rincontrati casualmente per ben 2 volte. L'universo starà cercando di dirci qualcosa. E tu? Qual è il tuo grande segreto?